E proprio Ortolani alla battuta su Plac, un po' corta la sua ricezione, Carlini deve correre, ancora Ortolani però si va a esaltare in difesa. Carlini ricostruisce per Velkovic, la difesa di Ortman dopo il tocco del muro di Monza che sta toccando tanto, ancora il muro di Novara ma ancora Arcangeli tiene vivo. Qui Ortolani si coordina in maniera strepitosa, Carlini fa una bella cosa, Igonu trova però ancora una grande serie in Ortolani in fase difensiva. Ortman trova Sansonna, gran scambio, placca, parallela clamorosa di Celeste Plac su una palla tutt'altro che facile. Grande scambio questo da una parte e dall'altra, chiuso da un gran colpo dell'olandese. Serve Firenze e in particolare Dijkemaer che bacia la rete, poi va forte Vanek, però può attaccare Firenze con Sorokaite che non forza la giocata. Ancora Vanek, prova ad andare in parallela, attenta Parrocchiale, poi c'è la pipe di Santana e attenta Ruzzini e poi Vilma Salas, il diagonale, la palla va di nuovo di là e ci prova ancora Cuneo, ancora con Vilma Salas, murata e attenta Bosio, poi alza e c'è una free ball di Vanek e adesso c'è un'occasione per Firenze per chiudere il punto con la pipe di Santana e attenta Iole Ruzzini e poi Vanek, un'altra palla comoda adesso per Firenze con De Gradi che chiude in maniera perfetta uno scambio lunghissimo, uno dei più belli del match. Altra bomba, altra cannonata di Kenya Karkassis, prova la fast, ci arriva Polina Raimova sulla fast di Hayley Washington, Caterina Bosetti alto sulle mani del muro, Isabella Di Giulio per Jessica Rivero, pallonetto, copertura di Caterina Bosetti, Giulia Picerato per Kenya Karkassis, alto sulle mani del muro, Isabella Di Giulio con la fast, sulla parallela c'è Ilaria Spirito, Caterina Bosetti prova il pallonetto, ci arriva Anna Nicoletti, Isabella Di Giulio in bagger per Jessica Rivero, arriva Giulia incredibile Picerato. Il muro di Giulia Picerato. Azione spettacolare, forse la più bella di tutto l'incontro. Tominaga su Mingardi, cambi, apre dietro per Smarzek dalla seconda linea, Tominaga in difesa, va ad alzare in bagger Cardullo, la palla ora è nel campo della Zanetti con Malvina Smarzek, il muro in copertura, Cornei, Olivotto in palleggio per Mingardi, ancora una copertura in difesa e allora Di Giulio il pallonetto, cambi, si resta in palleggio per Malvina Smarzek che la mette di qua, bellissimo scambio